Con l'avvicinarsi dell'inverno, man mano in tutte le zone d'Italia si iniziano ad accendere i termosifoni. Se sono stati fermi per tanto tempo, chiaramente d'estate non li abbiamo accesi, la cosa opportuna da fare è quella di andare a togliere un po' d'aria dall'interno dei termosifoni. L'acqua calda infatti entra di qua, circola nel calorifero ed esce di là. Ma spesso, man mano che si riempie d'aria, il calorifero tende a non scaldare più nella parte bassa, ma comincia a scaldare più o meno da questa altezza in su. Quindi è opportuno andare a rimuovere, ripeto, l'aria. Come si fa? Si fa aprendo questa valvola. Alcune potrebbero avere una vite, quindi va prima allentata per poi girata la valvola. Bisogna far uscire l'acqua, quindi munitevi di un bicchiere o di una tazzina e andate a togliere un mezzo bicchiere d'acqua. Accendete poi i termosifoni. Qualora dovesse ancora riscontrare questo problema, andate di nuovo a togliere un altro po' d'acqua. Tolto mezzo bicchiere d'acqua, dovrebbe essere tutto a posto. Se vi accorgete che comunque il termosifone scalda solo per metà o scalda solo in parte, togliete un altro po' d'acqua e di conseguenza di aria. Lo stesso procedimento va fatto anche per i termoarredo. Andiamo a vedere come fare. Per quanto riguarda il termoarredo, ci potrebbe essere o una vite e quindi va svitata un po', oppure un pomello come in questo caso. Basta, guardate, aprirlo un po', svitarlo un po', sentite il rumore, non so se si riesce a sentire il rumore dell'aria. Riempiamo sempre un mezzo bicchiere. Ed ecco qua, dovremmo esserci. Anche per il termoarredo vale la stessa cosa. Se vi accorgete che ci sono problemi, riaprite la manopola o svitatela se c'è la vite e fate uscire un altro po' d'aria e di acqua. Nonostante sia un vecchio rimedio, io mi auguro che questo video possa esservi comunque di aiuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e condividetelo. Ciao a tutti!